avevamo pensato di fare qualcosa per il Natale proprio in occasione di questi 3 mesi di apertura e poi nel contesto che è uscita fuori di nuovo questa festa del quartiere, dal quinto quartiere, quindi organizzata dalla circoscrizione. E a questo punto devo ringraziare Claudio Salucci, il presidente, e Silvia Marsili, una delle consigliere, che ci hanno dato l'opportunità di aggregarci a loro in questa festa con il Babbo Natale, il trenino, e a quel punto abbiamo voluto portare il nostro apporto con percorsi per bambini, anche perché il quartiere ci ha dato veramente una grande mano in questi 3 mesi, c'è stata una bellissima risposta. Tanta gente è venuta nel centro e quindi ci siamo sentiti in dovere di ringraziare tutti e oggi siamo qua e speriamo che sia una bella giornata e una ripartenza veramente per un bellissimo Natale per tutti i bambini e tutte le famiglie. Proviamo a ripartire dopo un anno di sosta voluta purtroppo non da forze nostre ma dalla problematica del Covid, anche se abbiamo riscontrato alcuni disguidi, alcune problematiche per arrivare a questa giornata con un po' di restrizioni che ci sono, un po' di altre cose, però siamo riusciti a portarle in porto grazie anche alla collaborazione di parecchi commercianti del quartiere, in più che altro anche del nuovo arrivato Fisioradi qui nella zona, e siamo riusciti per l'11ª volta a rifare il Babbo Natale nel quartiere. È una giornata che io penso che sia molto positiva, anche perché il sole un po' ci aiuta in queste 2 ore, e abbiamo voluto quest'anno portare anche un trenino per i bambini con il Babbo Natale. È una novità che qui da noi non si era mai vista, perlomeno nella nostra zona, e speriamo di accontentare un po' tutti e di fare una bella giornata felice. I ragazzini potranno cimentarsi, no, con le nostre biciclette da corsa, quindi possono provare a fare un'esperienza nuova, perché non è, insomma, comune, no, trovare queste bici da corsa in commercio. Insomma, le mountain bike le trovano ovunque, ma le bici da corsa, insomma, è una cosa un po' più particolare, ecco. Quindi noi siamo qui apposta per far provare ai bambini questa nuova esperienza.